In questo video definiamo l'electron volt, che è una unità di misura di energia. Noi già sappiamo che l'energia nel sistema internazionale si misura in joule. L'electron volt è un'altra unità di misura non del sistema internazionale, ma è una unità di misura molto pratica per esprimere, per esempio, l'energia delle particelle, quando si studia la fisica delle particelle. Infatti il joule è un'unità di misura troppo grande per esprimere in modo comodo l'energia delle particelle. È molto più pratico utilizzare l'electron volt. Vedremo che l'electron volt è l'energia cinetica acquistata da un elettrone che risale la differenza di potenziale di un volt. E vedremo che il suo valore corrisponde a 1,6 per 10 alla meno 19 joule, quindi l'electron volt è una frazione molto piccola del joule. Quindi una unità di misura più adatta per misurare l'energia delle particelle. In realtà oggi con i moderni acceleratori si riesce a dare una grossa energia cinetica alle particelle che vengono accelerate. Quindi in realtà non si utilizza veramente l'electron volt, ma si utilizzano i suoi multipli, che sono il keV, kilo electron volt, cioè 1000 electron volt, il mev, mega, electron volt, mega vuol dire 10 alla 6, 1 milione, GeV, giga electron volt, 1 miliardo, 10 alla 9, e TeV, sta per tera electron volt, tera 10 alla 12. Vediamo adesso come viene fuori questa definizione e questi valori. Immaginiamo che nello spazio tra due punti A e B ci sia una differenza di potenziale di 1 volt, per esempio un potenziale che diminuisce in modo che nel punto A valga per esempio 101 volt e il potenziale in B valga 100 volt. Quindi c'è una differenza di potenziale di 1 volt. Questa differenza di potenziale di 1 volt potrebbe essere generata per esempio perché siamo all'interno di un condensatore piano, dove sappiamo che il potenziale scende linearmente, oppure perché stiamo per esempio in vicinanza di una sfera carica, per esempio positivamente, e sappiamo che una sfera carica positiva genera un potenziale K0 Q su R, potenziale che diminuisce al crescere della distanza, diminuisce come un'iperbole 1 su R. Quindi se noi prendiamo due punti, per esempio questi A e B, potrebbe esserci ad esempio una differenza di potenziale tra di loro di 1 volt. Qui il potenziale è più alto, 1 volt di più rispetto al potenziale in B. Comunque, al di là del modo in cui possiamo generare questa differenza di potenziale di 1 volt, immaginiamo di mettere un elettrone da fermo e non da cittadino, metterlo nel punto B. Questo elettrone sente il campo elettrico presente lì, un campo elettrico che va verso destra. Va verso destra perché noi sappiamo che il campo elettrico possiamo vederlo come generato dalle differenze di potenziale. Quindi un potenziale che scende di 1 volt genera un campo elettrico verso destra. Ma l'elettrone ha una carica negativa, quindi subirà una forza verso sinistra. E perciò ho messo nel punto B, lui inizierà a risalire il potenziale, quindi risale il potenziale spostandosi verso A, da B va verso A e risale il potenziale. Quindi l'elettrone, come le cariche negative, tutte quante le cariche negative, si comporta come il salmone, cioè risale la differenza di potenziale, così come il salmone risale i fiumi e quindi va verso la salita. Può sembrare strano che una particella risalga lungo questa salita, perché uno immagina come se fosse una pallina che spontaneamente risale lungo un piano inclinato, e questo sembra assurdo, ma in realtà il tutto è molto logico, perché noi non dobbiamo guardare il grafico del potenziale, ma il grafico dell'energia potenziale dell'elettrone, cioè della carica negativa. Per passare dal potenziale all'energia potenziale sappiamo che dobbiamo moltiplicare per la carica della particella. In questo caso la carica è meno E, quindi l'energia potenziale si ottiene moltiplicando meno E per V. Ricordiamo che l'energia potenziale l'acquista l'elettrone in quanto si trova immerso nel potenziale esterno generato per esempio dal condensatore o dalla sfera carica di prima. Allora, per colpa di questo segno meno, l'andamento dell'energia potenziale è rovesciato rispetto all'andamento del potenziale, cioè se il potenziale è un valore positivo che poi cala,
Invece l'energia potenziale è un valore negativo, per colpa di questo meno, che cresce andando da sinistra a destra. Quindi l'elettrone spontaneamente non fa altro che diminuire la sua energia potenziale elettrostatica quando va da B verso A. Quindi non è vero che risale, ma scende il profilo dell'energia potenziale. E in questo senso si comporta come tutti i sistemi fisici, che lasciato libero spontaneamente tende a diminuire l'energia potenziale e a convertirla in energia cinetica, come farebbe una normale pallina che rotolerebbe lungo questo piano inclinato, perché diminuisce la sua energia potenziale gravitazionale in quel caso e acquisterebbe e la trasformerebbe in energia cinetica. Quindi noi abbiamo una diminuzione dell'energia potenziale dell'elettrone che diminuisce e aumenta l'energia cinetica, ma la somma, l'energia meccanica, rimane costante. Qui vediamo l'energia potenziale che cala, freccia in basso, energia cinetica che cresce, la somma rimane costante. Questa è la conservazione dell'energia meccanica che è valida in assenza di attrito. Qui non c'è l'attrito, non c'è in realtà nessun piano inclinato, stiamo nel vuoto e l'elettrone si sposta dal punto B al punto A nel vuoto senza attrito. La conservazione dell'energia meccanica la possiamo anche dimostrare rigorosamente utilizzando le ultime due formule per calcolare il lavoro della forza elettrica. La forza elettrica infatti fa lavoro su questo elettrone perché lo sposta verso sinistra. Attenzione che qui A e B sono scambiati, cioè l'inizio è B perché l'elettrone è posto in B e A è il punto finale. Quindi la seconda formula, la prima è sbagliata perché qui al posto di AB devo scrivere BA, in quanto l'elettrone va da B verso A. Comunque, la seconda formula è l'energia cinetica finale, quindi in A, meno l'energia cinetica iniziale, quindi in B, e questa formula la possiamo utilizzare perché stiamo trascurando la forza peso dell'elettrone. Infatti questa formula sappiamo che riguarda la forza totale, cioè il lavoro della forza totale, e la forza totale qui stiamo immaginando che è solo la forza elettrica, cosa che è anche vera perché la forza peso dell'elettrone è veramente trascurabile, essendo l'elettrone una particella elementare leggerissima. Poi c'è l'ultima formula del lavoro, che è energia potenziale all'inizio meno alla fine. Inizio e fine sarebbero, abbiamo detto, B e A. Se noi mettiamo insieme queste due formule, visto che rappresentano sempre la stessa cosa, cioè il lavoro della forza elettrica, allora uguagliamo questi due membri, ECA meno ECB uguale UB meno UA. Spostando le cose con A a sinistra e le cose con B a destra, abbiamo la somma di energia cinetica e potenziale nel punto A uguale alla somma dell'energia cinetica e potenziale in B. Quindi l'energia meccanica in A uguale all'energia meccanica in B. Questa è la dimostrazione che si conserva l'energia meccanica, cioè che l'elettrone, mentre si sposta da B verso A, cambia singolarmente l'energia cinetica e l'energia potenziale, ma non cambia la loro somma, perché la somma delle due, energia cinetica e potenziale, è uguale sia in A che in B. E infatti è spiegato anche qui, la somma delle due rimane costante, anche se singolarmente le due forme di energia cambiano. Riscriviamo questa formula che abbiamo appena trovato, eccola, e mettiamoci energia cinetica all'inizio, l'inizio ricordiamo che è B, uguale a 0 perché l'elettrone parte da fermo e non da citano. Vogliamo ricavare l'energia cinetica finale, cioè nel punto A. Infatti l'elettrone abbiamo detto che parte da fermo, poi acquista energia cinetica e vogliamo sapere quanta energia cinetica c'ha alla fine nel punto A. Quindi ricaviamo energia cinetica in A facendo UB meno UA. Ma noi sappiamo che l'energia potenziale elettrostatica si calcola Q per V, l'abbiamo detto anche prima. Quindi UB meno UA sarebbe Q VB meno VA. Q è la carica dell'elettrone, quindi vale meno E, elettrone c'ha carica negativa. VB meno VA, lo vediamo anche da questo grafico, vale meno 1 volt. Infatti avevamo detto che c'era una caduta di potenziale da AB di 1 volt, quindi VB è più basso di VA. VB meno VA fa meno 1 volt. Meno e meno si semplificano, quindi l'energia cinetica dell'elettrone alla fine in A è un elettronvolt. Ed ecco quindi la definizione, che cos'è un elettronvolt, non la definizione ma in pratica il significato fisico intuitivo, è l'energia cinetica acquistata da un elettrone che risale la differenza di potenziale di un volt. Infatti l'elettrone posto in B risaliva questa differenza di potenziale di un volt, come fa il salmone.
Adesso vogliamo calcolare quanto vale un elettronvolt espresso in joule. Ricordiamo che un elettronvolt, questa E vuol dire Q, è la carica dell'elettrone, quindi basterà sostituire alla lettera E la carica dell'elettrone. Al posto di E, 1,60 per 10 alla meno 19 coulomb. Poi coulomb, il volt lo ricopiamo, coulomb per volt fa joule. Quindi l'elettronvolt è 1,6 per 10 alla meno 19 joule, come detto all'inizio. Se vogliamo invece l'equivalenza inversa, basta che noi questo fattore di conversione 1,6 per 10 alla meno 19 lo portiamo qua sotto e troviamo quindi che un joule corrisponde a un elettronvolt diviso questo numero, diviso 1,6 per 10 alla meno 19. Qui ci sono un paio di esempi di equivalenze, 50 MeV da portare in joule. 50 lo ricopiamo, M vuol dire 1 milione, 10 alla 6, elettronvolt vuol dire 1,6 per 10 alla meno 19 joule. Facendo i calcoli fa 8 per 10 alla meno 12 joule. Potrei dire anche 8 pico joule, perché 10 alla meno 12 è pico. Vediamo l'esempio inverso, una energia espressa in joule da trasformare in elettronvolt. 7 nanojoule, ricopio 7 e nano. Al posto del joule ci metto l'elettronvolt diviso questo fattore numerico. Elettronvolt diviso questo fattore, faccio i calcoli e fa 4,4 per 10 alla 10 elettronvolt, cioè 44 GeV, ricordando che G, giga, sta per 10 alla 9.